Ciao amici, sono di pietra, di bambù, in alluminio o in vetro trasparente, sono atipiche, confuse e a volte persino a rovescio, ecco le 12 case che sfiorano il ridicolo. A Houston, in Texas, si trova The Beer Can House, una casa fatta completamente da lattine di birra. Il terreno è ricoperto da cemento, con pezzi di legno, biglie e metallo, mescolati per creare motivi originali. Questa casa è l'opera di John Milkovich, un tappezziere in pensione, che ha lanciato questo progetto folle nel 1968, dopo aver trascorso anni a scolarsi lattine di birra. Milkovich aveva iniziato il progetto per una ragione pratica, era stanco di tagliare l'erba. Allora ha deciso di ricoprire quest'ultima con il cemento e di incorporarvi dei piccoli oggetti per decorarla. Quando il terreno è stato coperto, Milkovich ha costruito recinzioni, sculture, mulini a vento e tende soltanto con le lattine. Alla sua morte, John aveva trascorso complessivamente 18 anni a coprire casa sua, la sua recinzione e persino il suo albero con 39.000 lattine di birra. Oggi è possibile visitare questa casa, visto che è diventata un'esposizione artistica nella città. Ora voliamo a Tokyo, laddove si trovano i Reversible Destiny Lofts, delle case atipiche che sconcertano per il loro design particolare. I Reversible Destiny Lofts sono stati immaginati da Madeline Jeans e Susaku Arakawa, due architetti giapponesi di fama mondiale. Queste case come ostacoli, che sembrano venute fuori da un cartone animato per bambini, innovano per il loro aspetto esteriore e il loro arredamento interno. Per esempio, per accedere alle verande dalle piccole porte, bisogna abbassarsi o persino strisciare. I passaggi interni molto stretti costringono gli abitanti a contorcersi e a fare ginnastica. Queste costruzioni multicolori dalle forme eterogenee ripensano l'architettura sotto tutte le forme, perché non coniugano nessun senso dello spazio né dell'equilibrio, che sono i principi fondamentali della progettazione delle abitazioni. Questi edifici attirano ondate di visitatori ogni giorno. Tra l'altro, alcuni sono disponibili in affitto. Relativamente poco pratici, se non addirittura scomodi, questi loft dai design insoliti tendono a sconcertare i loro visitatori. Questa strana villa familiare situata a Hillsborough, in California, viene soprannominata dai turisti la casa dei Flintstones. Costruita dall'architetto William Nicholson nel 1976, la casa era stata messa in vendita per 4,8 milioni di dollari, per essere alla fine venduta a 2,8. Questa residenza di 250 metri quadri dispone di forme rotonde e dà su un terreno di oltre 8.000 metri quadri. Appesa in cima a una collina, la villa sovrasta il lago artificiale di Crystal Springs. Se evoca esplicitamente l'età della pietra stilizzato del cartone animato con la sua facciata arancione e viola, l'interno invece offre un grande lusso e un comfort moderno. Con le sue 8 stanze e il suo garage, ai finestrini a forma d'uovo, la casa ha tutto per piacere. Vivere in una casa di un metro quadro, ciò ti sembra impossibile? Beh, non lo è per Van Bole Menzel. Questo giovane prodigio dell'architettura basato a Berlino, in Germania, ha confezionato la casa più piccola del mondo, di una superficie da un metro quadro. Battezzata la casa da un metro quadro, questa abitazione è completamente composta da legno e la sua disposizione consente di poter dormire essendo al contempo a proprio agio. Le Menzel ha pensato a questa casetta specialmente grazie al suo passato. Infatti l'architetto, precedentemente nomade, ha passato gran parte della sua vita come rifugiato. Si spostava molto e dipendeva dai sussidi, così come dall'assistenza residenziale. Allora ha deciso di costruire una casa che bastava a ripararlo e che gli avrebbe consentito contemporaneamente di spostarsi, da cui l'originalità della sua progettazione. Inoltre, bisognava che fosse progettata con materiali accessibili. Van Bo dichiara che questa casa sia l'unico metro quadro al mondo in cui può decidere come meglio crede, in quale direzione orientare la sua finestra e da quale parte si aprirà la porta. Progettata dall'architetto Sou Fujimoto, questa casa dispone di una struttura metallica bianca e di qualche cartellone di cemento grezzo che funge da supporto a scatole di vetro. Piuttosto che scegliere grandi stanze, l'architetto ha fatto la scelta di zone di vita piuttosto ristrette, 21 nel complesso, suddivise su 4 livelli e su 81 metri quadri. Invece, il sistema dell'impianto idraulico, l'elettricità oppure l'aria condizionata sono nascosti e sono tutti raggruppati sul retro della casa, lato nord. Invece i bagni sono piazzati al centro per far sì che non siano troppo visibili dall'esterno. Durante la notte un sistema di persiane consente di nascondersi e di portare la penombra necessaria a un buon sonno e alla privacy. Così la vita dei residenti in questi cubi trasparenti può essere vista da fuori, dall'alba fino al tramonto. Allora, se ti piace passeggiare nudo a casa tua in estate, questa casa non è fatta per te.
Ecco un'altra versione della casa dei Flintstones. Questa villa sontuosa battezzata Flintstones si trova a Malibu. Ha la particolarità di essere completamente progettata sul modello di casa dei Flintstones. L'abitazione dispone di una camera e di due bagni, di un camino e, cosa ancora più importante, possiede numerose grandi vetrate che offrono una splendida vista sulle luci della città e sui tramonti. Tutto l'interno della villa è stato specialmente progettato su misura. Il modello Flintstones è stato applicato su ogni elemento. Così possiamo trovare rubinetti, tavole, sedie, cassetti ispirati dall'età della pietra, ma paradossalmente molto moderni. L'insieme della proprietà si estende su oltre 22 ettari ed è sempre in attesa di un proprietario per 3,5 milioni di dollari. Allora, se hai un conto in banca ben fornito, sai cosa devi fare. Ora direzione Abidjan, l'ex capitale della Costa d'Avorio, in cui vive il genialissimo Thierry Atta. Quest'uomo ha fatto la scelta di vivere nel ventre di un coccodrillo, uno finto ovviamente. Benché sia fittizio, il suo aspetto è tuttavia molto realistico. Situata al centro di Abidjan, la casa dell'architetto, dalla forma di un coccodrillo completamente vuoto all'interno, consente di creare uno spazio di vita che sia un minimo confortevole. Completato nel 2008, il coccodrillo è l'opera dell'artista Moussa Kalo, purtroppo deceduto soltanto 2 mesi prima del suo completamento. Come apprendista di Kalo, Atta ha deciso di andare a vivere nella struttura che avevano creato e da allora ha fatto diventare il coccodrillo il suo luogo di residenza. Con delle finestre e un letto, la strana casa di cemento è abitabile. Liu Lingchao si è lanciato in una sfida folle di camminare più di 430 km con la sua casa sulla schiena. Ovunque vada, questo trentenne non si sposta mai senza la sua casa di circa 60 kg sulle spalle. Non preoccuparti, è prevalentemente fatta di plastica, di bambù e di lenzuola. Questa idea gli è venuta quando ha perso il suo lavoro ed è stato anche espulso da casa sua. Allora Liu ha deciso di camminare fino alla sua città natale, Guangxi, da Shenzhen, in cui ha lavorato un po' ovunque lungo la strada. Ogni giorno Liu porta la sua casa su una distanza di 20 km. Misurando 1,50 m di larghezza e 2,20 m di altezza, questa dimora offre a questo nomade i bisogni necessari alla sua sopravvivenza, un posto in cui riposarsi e qualche scaffale per sistemare i suoi viveri e gli effetti personali. Ha costruito questa casa con l'obiettivo di risparmiare denaro durante i suoi viaggi, rimanendo al contempo protetto dal freddo e dalla pioggia. Questa specie di conchiglia consente al cinese di riposarsi quando vuole e dove vuole. L'inconveniente è quello che non gli offre il massimo comfort, ma il vantaggio è quello che non ha da pagare bollette dell'acqua né dell'elettricità e non avrà mai bisogno di chiamare un idraulico. Dai Haifei, un giovane cinese di 24 anni proveniente dalla provincia di Hunan, ha scelto di costruire e piazzare la sua casetta a forma d'uovo in un cortile di Pechino. Ispirato dal design dell'azienda in cui lavorava, Dai ha speso per quest'uovo solo 6.427 yen, ossia 822 euro. La sua forma singolare e la sua parete esterna sono state costruite a partire dal bambù e da piccole borse in materia naturale piene di segatura, ma anche con erbe, il che consente un buon isolamento. Dai non voleva vivere in una zona remota della città, né pagare l'affitto, neppure trascorrere numerose ore al giorno in autobus affollato, ma davanti alla realtà dei prezzi elevati delle case, Dai Haifei ha avuto l'idea di costruirne una, con quello che si ha sotto mano. Beh, quando si parla dei mezzi di cui si dispone, c'è stato bisogno, sorprendentemente, di una cifra di 822 euro tra le ruote, le corde, i trituratori, i serbatoi d'acqua e le pompe, l'acciaio, il tessuto, la vernice, l'isolazione, il plexiglass e il sistema di ventilazione. La spedizione della casa costruita da Hunan a Pechino, per quanto le riguarda, è costata 3.500 yen. Lo studente cinese in architettura fa notare che un pannello solare è stato installato sul tetto della sua casa uovo, il che gli consente di avere elettricità. Tanto vale non fare le cose a metà. No, questa foto non è a rovescio. Non hai bisogno di torcere il collo per vederla, visto che questa casa è stata costruita così. Ha proprio la testa radicata al suolo. Costruita sull'isola di Usedom, nella città di Trasseneid, in Germania, questa casa insolita è nata dall'idea folle di due operai polacchi, Claudius Golos e Sebastian Mikiuk. Secondo loro, il progetto non risponde a nessun motivo particolare. Volevano solo fare qualcosa di diverso. La sua costruzione è stata fatta come per una casa classica, tranne che per un dettaglio. Qui tutto è a rovescio. Come puoi indovinare, in questa dimora è difficile sedersi per pranzare. Le sedie ai tavoli sono attaccate al soffitto, quindi bisognerebbe avere la testa in giù, non molto comodo per mangiare. E per provare il suolo, op, bisogna mettersi a testa in giù. Come tutte le case, quest'ultima possiede un bagno, ma non serve a granché. Allora, cosa ne pensi di queste 12 case fuori dal comune? Potresti vivere in una di loro? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!